Iniziamo da una super donna dell'ippica italiana, Rebecca Dami con Urlo Jet. Per quanto riguarda il lavoro, Rebi, parleremo con Gennaro, ma da te vogliamo sapere, il cavallo abbiamo visto che è da circa metà dicembre che non corre, come lo ripresenterete in questo Gran Premio? Si spera bene, dai, speriamo. Io ho tanta fiducia, anche se un po' che non corre, giustamente la corsa potrà mancare. Però Gennaro ci ha messo il suo impegno per farlo tornare in condizione perché non era in forma top. Ci stiamo provando, sembra che lui risponda bene, siamo fiduciosi, dai. Non ha corso per così tanto tempo, Rebi, per qualche motivo particolare? Diciamo che non era tanto bello di meccanica intanto. E sicuramente è un cavallo che soffre molto le piste. E da quando è qui si è trasformato, perché Gennaro ha le piste buone, ci tiene a avere le piste buone e devo dire che ha ragione, perché anche lui ha risposto bene, vuol dire che serve, perché vanno a correre, vedrai, sarà già meglio, camminerà meglio. Quali sono le caratteristiche di Urlo? Urlo è un cavallo che tanto deve stare bene, perché se sta bene rende molto di più, parte più forte, se è sicuro di camminata parte forte, l'ha dimostrato quando l'ho guidato io a Milano, che sono andata in testa col 2 facile e poi da ultimo perdere da una cavalla superiore, da Trinity Lux. Però se è in condizioni, dai, speriamo che parta, se va avanti, che non gli manchi una corsa, speriamo, e che porti a casa un buon risultato, dai. Una piazza ci accontentiamo, dai, una piazzetta, vero? Come lo presenterete d'assetto in pista, Rebecca? Cuore ferrato, giustamente, perché la pista di Firenze non è delle migliori per un cavallo come lui. Soffre molto di piedi, come ho già detto prima, quindi ferri sicuro. E protetto, perché porterà anche la soletta per evitare proprio. Tanto per lui è tutto, se sta bene coi piedi siamo tranquilli, vero? Vedete, queste sono le immagini più belle. Rebecca, lo chiederò anche a Gennaro, firmeresti per una piazza? Sì, sì, perché sarebbe, dai, una piazza, ne ha presa già una negli elevatori, arrivo quinto con la sfortuna della rottura in partenza, quindi dai, un po' di fortuna ne ha bisogno, non è stato fortunato fino adesso, tra i numeri negativi, già infatti eravamo partiti col 7, ho detto vai, un'altra volta. Invece siamo scesi fino al 4, di questo siamo contenti, dai. Potrebbe essere la volta buona della piazza. Rebecca, in bocca al lupo e ovviamente l'appuntamento è dopo la corsa per le valutazioni. Grazie mille. Ciao Rebi. Ciao, grazie. Ed ecco con Gennaro Casillo. Gennaro, ti abbiamo visto lavorare con Urlo Jet. Come ha lavorato il cavallo? Bene, direi bene, anche se stamattina la pista era molto pesante. Abbiamo lavorato... fatto 8 strappi, 40-30, allungando un po' l'ultima, ma bene, direi, di trotto bene. È da dicembre, da circa metà dicembre, che Urlo Jet stai cercando di plasmarlo. Pensi che il cavallo sia migliorato da quando è arrivato? Quali sono gli accorgimenti che stai usando con lui? Beh, Rebecca, diciamo che lo tiene a casa, fa quasi tutto da sola. Io gli do una mano a lavorarlo perché... ho una pista buona, morbida, quel cavallo ha bisogno del fondo morbido e quindi lo porto a lavorare. Lo lavoro io e diciamo che collaboro, gli do una mano. Prontissimo per fare un gran premio? No, in 40 giorni non è stato possibile prepararlo. C'era questa corsa a ridosso, lei aveva piacere di farla, io sono accondiscendente, per me va bene e quindi proviamo. Il numero è buono, la guida c'è, vediamo, non è al 100% ovviamente. Prima della corsa firmeresti per una piazza, Gennaro? Certo che sì, ovviamente già piazzarsi sarebbe buono, sarebbe già un bel traguardo. E allora, come al solito, ci sentiamo dopo la corsa e grazie. Di niente a voi.